Fischia il direttore di gara all'ultimo ottavo di Champions League sbordoniana, mette di fronte Napoli Real Arzano. Napoli, campione d'Elite League, capolista delle Final 16, affronta la terza classificata dalla Liga Under League, che però clamorosamente manca l'appuntamento sul campo, perché i ragazzi in casacca arancio non sono gli originali Real Arzano. Real Arzano nella giornata, questa giornata, ha avuto dei problemi, ha avuto delle complicazioni per venire sul campo. La loro però unica colpa è quella di non essere presente con nessun elemento. E allora, durante la stagione non ci sono state partite vinte a tavolino, tutte giocate sul campo. Nella storia della SCL nessun turno è mai stato deciso a tavolino, mai lo sarà, nemmeno questo, nemmeno questa volta, nemmeno in questa circostanza. 8 sbordoniani praticamente presi quasi con la forza da fuori al campo, rimangono dentro la struttura, si mettono le casacche, è proprio il Divo che va a sferrare l'1-0. Tullio, rete, vantaggio Arzano con Conversano, e colpo di scena numero 1 di questo match. Con le casacche ci sono finiti Palermo in porta, Cafiero al centro, Sarnataro, Iervolino, Spicciariello, Ferrara, Tullio Conversano direttamente alla macchina, che ha perso la sfida in Europa League poco fa ai calci di rigore contro il Borussia Dortmund. Ma le sorprese non sono finite qua, perché il terminale offensivo addirittura ha divenuto, che è nella lista del Napoli, ma per pur di giocare 8 contro 8 gioca contro i suoi compagni. Napoli con Frank in porta, Naviglia, Danese, Amedeo Palumbo, Catalano che non si vedeva da un po', torna Sasizzo. E dimmi il tuo cognome, scusami. C'è Regina a completare la squadra in maglia nera, che in Elite League ha trionfato con 24 punti, battendo l'equipe dei Baretti una settimana fa, recuperando l'ultimo match che mancava all'appuntamento, il numero 135. 72 punti di ranking, perché quelli di Lega vengono moltiplicati per 3. L'Arzano invece in Lega 18 punti guadagnati, moltiplicati per 1,5 sono stati 27. Ha fatto parte come 16ª squadra nelle Final 16. Arzano che nei suoi singoli, che oggi non ci sono, a Samuele Bruno, miglior marcatore ma anche miglior assistman dell'Under League, 8 assist e ben 24 gol se non erro. No, 31 gol, quali 24? 31 gol per Samuele Bruno. Lui però e tutti i suoi compagni non ci sono, e poi vedremo le conseguenze che verranno prese nei confronti dei tesserati del Real Arzano, che nonostante qualsiasi complicazione abbiano avuto in questo pomeriggio non possono assentarsi tutti quanti, una lista almeno di 13-14 giocatori, nessun presente, desaparecidos completi. Non c'era mai capitato una situazione del genere in cui in un turno di fase finale una squadra mancasse completamente l'appuntamento. Allora Napoli in campo nonostante tutto e soprattutto Amedeo. Vabbè, Lea, Napoli svantaggio. Vediamo di non fare ulteriori frittate. Palla dentro proprio per Palumbo, Spicciariello mette in corner. È l'ultimo appuntamento della SCL, ormai il quadro dei quarti di finale è quasi completo. Andiamo a vedere cos'è successo. 5 appuntamenti giocati una settimana fa, 3 questa sera. I 3 che prevedevano le prime 3 delle finali, delle finaliste, che ancora non avevano la matematica certezza e il piazzamento finale. Napoli equipe. Chi vince questo match affronterà i City Blinders, che hanno eliminato il Madrink
Gli S3 hanno eliminato il Liverpool, giocheranno di fronte Wimbledon che ha eliminato il Barrio, si trovano su questo ramo qua del tabellone. Poco fa l'Italia ha battuto i Red Blood, giocherà contro i Tokala che hanno battuto il Borussia una settimana fa. E in questo ramo qua ci sarà anche la squadra di Skonet Team che giocherà contro l'equipe dei Baretti, hanno eliminato rispettivamente Barberia e Seltavino. E allora, per adesso Arzano in vantaggio con gol di Tullio Conversano direttamente alla macchina. Tanti gli assenti per il Napoli, non c'è Citarella, non ci sono Vetrano, probabilmente già avvisati alla vigilia questa partita sarebbe finita così. C'è fallo su Freddy, probabilmente hanno Cita e Fantantonio hanno deciso di non voler venire. Stefano, dobbiamo creare un nuovo giocatore, si chiamerà Galizio. Oh, Esposito. Cosa? Leonardo Esposito. Ma perché? E ce l'abbiamo già un Esposito. Leonardo proprio. Ma non muoio. Meglio prenderla con filosofia, perché a pensarci su bene, tutto quello che è successo in questo pomeriggio che ha portato a questa partita qua, veramente mi manda al manicomio, andrebbe al manicomio. Ancora una volta, ci sono 30 squadre iscritte, tutte quante farebbero carte false per arrivare a giocarsi le final 16 di questa competizione, le 16 migliori squadre del circuito. Lazzano c'era arrivata anche in maniera straordinaria, dopo una grandissima stagione, una parte cospicua, ex Boca che nella scorsa avventura sbordoniana vinse l'Under League e perse al testa altissima proprio contro il Napoli negli ottavi di finale. Adesso però tutto questo non è successo. E adesso c'è Tullio, palla al piede di nuovo, c'è con taglio Ferrara. Spicciarello. Danese. Divo. Chucky. Ruba. Izzo. Chucky. Tutta di là. Danese. Di là siamo in Europa League con un quarto di finale a Imt Schimmialend. Alta la conclusione di Freddy. Palla per Tullio, col tacco dentro al campo, Regina recupera, Chucky, Spicciarello, Danese, alta, Sarnataro, fin lì, mamma mia che accelerazione, Frank mette il piede sul pallone e blocca la sfera. Regina. Naviglia. Prova il gran tiro lui, fuori. Gran recupero di Danese. Chucky, sposta di prima, cerca Regina, non lo trova. Ancora Sarnataro per Iervolino. Sposta e via. Fuori. Ma tu sei ancora fatto male. Occhio a questo lancio Perizzo che non può rispondere alla mia domanda. Secondo me è ancora un po' fatto male, vediamo. Prova il tunnel. È stato il miglior difensore dell'ultimo torneo Sbordone League, campione in carica con il gruppo del Napoli, un po' appesantito.
Ma che hai combinato, sa? Danese, arriva Regina, occhio. Spicciarello muove tutto di là per Iervolino. Io so che tu ti sei fatto male. No, c'è la pubalgia, veramente. Ah, ok. Quindi si fermava, però muove sto. No, un po' meglio. Però la pancia sta. Esagerato. Tullio, vieni via. Ancora Tullio. Dai numeri. Ti mancavo, Caff. Poizzo che prova a sfondare. E Amedeo che prova a ripartire e portare su questo pallone. Catalano che deve riconquistarsi la fiducia dei compagni, ormai persa dopo il solo ha fatto la scorsa edizione. Hanno vinto un campionato con Catalano e loro l'hanno fatto. Questa qui invece tante assenze. Freddy, Catalano stava fumando una sigaretta, prendendo un caffè, un po' distratto. Si gioca Regina, Freddy. Mancino, fuori. È lunga. Occhio al divo. Che mette dentro. Mani, piedi, Frank. Occhio che buona, eh. Vediamo Izzo. Gran controllo. Grandissimo controllo. Catalano, Naviglia, anzi Amedeo, adesso Ciachi. Catalano, di nuovo Amedeo, fuori. Ma perciò non volevo che stavi là, eh? Perciò mi serviva questa presenza a te qua. Lo so, ma questo è Champions. Ma io te l'edizione, non delitto. Ma infatti mo facciamo una cosa. Quando Antonio torna mi metti 8 sì. Passato. No! Falla fuori. Non lo so, vabbè, però la settimana scorsa stavate bene, oh. Poi dopo 7 giorni non lo so. Giocava dietro, non funziona. Larga sinistra. Occhio all'imbucata, Rush! Frank! Poi Tullio, ancora Frank, angolo. Danise, poi Sarnataro, dentro tutta, Iervolino, ancora Frank. Poi non la vedo più, c'è un tiro, ancora Frank. Guarda Freddy. Palla per Freddy. Dag, scende anche Regina alla sua destra. Finte di Dag. Sarnataro su di lui. Ancora Freddy. Fondo. Amedeo. Catalano la trova. Cross. Testa di Spicciarello. Ferrara. Chiude Danese. Arriva Izzo. Non riesce a prenderlo. Spicciarello sì. Ancora Danese. Ma ancora Spicciarello. Che riparte. Occhio alla palla verso Divo. Cross di là. Iervolino. Picciarello, mamma mia, fuori di nulla. Cioè,
Danese in anticipo. Freddy. Controlla. Divo su di lui. Se ne va. Pantiere possesso in campo. Ancora Freddy. In aria. Tiro murato. Ah, l'ha preso Luis. Occhio alla palla, arriva fuori. Danese fuori. Freddy. Taglia il campo. Tiro fuori. Spicciarello. Evita Izzo. Ferrara. Ciacchi. Riconquista il possesso la squadra in maglia nera. Catalano disegna per Izzo. C'è Freddy tutto largo. Secondo palo Catalano. Tiro alto. Tutta di qua. Spicciarello. Conquista Freddy. Ripartenza. Poi ricomincia Medeo. Danese. Chiude Ferrara. Tutto centrale. Divo. Occhio. Addivenuta. Sbaglia Frank. Regala a Tullio. Danese in chiusura. Iervolino. Cafiro. Tullio. Tutta di là. Poi Sarnataro. Punizione. Parte Divo. Frank. Danese. Tutto avanti con Palermo che era molto avanti. Ferrara. Sopra calci. Cafiero. Si continua. Freddy. Ruba. Palla fuori. Lo so. Appena rientrato dalle Maldive Freddy Dag. Mentre Divo fa un numero pazzesco. E Natale Ferrara 2-0 per l'Arzano. Esulta Divo. Perciò gioia. Per caso. La scotta, Ruba Dag su questa palla persa. E gran recupero di Cafiero. Tutta qua per Iervolino. Sposta bassa. Giocata un po' strana di Rush. Però efficace. Spicciarello nell'aria. Gioca dietro. Danese recupera. Buono il controllo e lancio tutto di là per Freddy, troppo lungo. Finisce il primo tempo, Real Arzano in vantaggio sul Napoli 2-0. Ma che cosa, sto scherzando. Vai, vai. Cacciano le casacche arancioni, sono in vantaggio 2-0 contro il Napoli che la sta prendendo troppo alla leggera. Izzo. Catalano. Amedeo. Contro i City Blinders. Palumbo fuori.
Ehi! Era difficile. Tre punti da manca 11 per l'altra. Ma che ci tiene Catalano? Che non sta mai zitto, risponde a tutte le battute dei compagni. E Danese recupera Divo, prova a passare, non c'è fallo. Viene a pressare alta la squadra in casa a Carancio, il Napoli prova a distendersi adesso con Palumbo in aria, tocca ancora Sarnataro in chiusura, Danese recupera, punta l'area, tira in porta Palermo, respinta, tiro e rete di Amedeo, 2-1, si riapre il match. Do a 1, Napoli torna a farsi sotto con uno dei due capitani, Palumbo. Fino a questo momento troppo leziosa la squadra campione d'elite, campione in carica. Per prima del ranking delle finaliste di questa edizione. Cafiero sceglie Sarnataro, di petto, mette giù. Prova il gran tiro poi. Cafiero su Amedeo, mette giù Catalano, Naviglia, cerca Regina, deviazione di Cafiero, poi passa davanti ancora Sciacchi, Iervolino, punizione, sì, però. Danese alta. Sarnataro, ai ai ai. Bravo, da 7-0, dopo l'acqua. Sarnataro, dietro tutta per Cafiero. Rimette in avanti e poi Izzo. Cerca Freddi, non arriva mai sul pallone, era troppo corta la traiettoria. Ancora Izzo, rimette giù. Vada Amedeo, Danese, cerca Freddi col taglio, sotto Palermo, pareggia il Napoli, Freddi Dag, gran palla di Danese. Bella palla. Certo. E non è finita. 2-2 per adesso, Napoli riesce a rimettersi in parità. Tullio, Sarnataro, ancora Tullio, recupera Danese, ripartenza del Napoli. Danese, Palermo, poi Regina, controdivenuto, passa Divo senza fallo, attacca lui, prova lui ancora, testa bassa, fermato. E poi Amedeo che riparte, scappa a sinistra, testa bassa, Amedeo fino in aria, dentro Regina, palo clamoroso, palo clamoroso di Regina, palla non entra. Napoli sfonda, sì, subito lo vogliono, tutto live. E poi Sarnataro dentro, Franco con un pugno, Amedeo,
Danese. Movimento dentro di Catalano. Cafiero recupera. Mette fuori. E allora mo devi fare il best. Dai, forza. Freddi. Naviglia. Danese. Dag. Palo esterno. Palermo. San Natale. Cafiero. Spicciarello. Salta secco Amedeo. Cambia tutto verso Iervolino. Ancora Tullio. Tutto chiuso. Iervolino prova l'1-2. Recupera la squadra in maglia nera. Danese sceglie Catalano. Amedeo. Freddi chiuso da Divenuto. Poi palla che rimane là. Rimessa. Bene. Regina controlla. Chiude Ferrara. Poi Naviglia e ancora Freddi. Palla dentro. Sannataro la lascia lì. Regina prende la traversa. Poi Catalano. Gambone alto di Sannataro. Punizione. Catalano Mancino, che gol esitisce la sua di Catalano, è suo, no. Dove l'hai preso sta sinistra? Non l'hai preso come? Ma lo sta in pausa, no, mancia. No. 3-2 ribaltone con ma questo è un super gol o no? Ok, perché te l'ha data subito il tipo. 3-2 Napoli. Si è fatto male Tullio, attenzione, è successo. Gioco, gioco con me, gioco, gioco. Pozzi, pozzi. Non la vuole, eh? Eddio gioca quando vuoi, si gioca. Ferrara. Pressato, prova ad andare via. Iervolino. Cross. Frank. Freddi cerca Catalano. Sposta. Dietro tutta. Freddi. Fuori. Sì. Però per favore. Vabbè, sì. Divo da là, spalla di Izzo. No, la dovete smettere, non posso continuare a fare video così. Ferrara, alta. Troppo lontano. Oh sì, aspetta, mi sono dimenticato già. Noi siamo 1-4, noi siamo qui 5-4, sì. In semifinale potremo incontrarci in un meraviglioso, in una meravigliosa sfida a Wimbledon Napoli. Chucky, che pensi? Magari sarà lì, magari. Occhio a Danese che ha controllo pallonetto. Super gol anche di Mattia Danese, che sta comunque collezionando gioielli. Anche il gol che fece contro il Guadalupe, molto bello. Gran gol per lui. 4-2 Napoli. Mani per Naviglia. Catalano in doppio palleggio, Regina si coordina, tiro, angolo, l'aveva detto, vuole fare solo col Belli. Occhio a questo pallone che diventa buono per Cafiero sinistro. Frank. La tiene.
Imbucata ancora di Danese per Catalano. In aria, rete. Altro assist di Danese che fa due assist e un gol. Che vergogna. Per adesso però Danese è uno dei migliori in campo. Sì. Doppietta per lui, che sta dando spettacolo. Sempre per lui. Eh beh, l'avevamo detto, dovevi farti perdonare, dovevi... Sei rientrato bene in gruppo perché poi... Due gollissimi. Oh, hai capito che te la stavo quasi dando io sulla corsa. Sì. Che stanno facendo questi due? Sono pazzi. Tullio, ruba. Subisce un altro calcio. Scarica in avanti. Brutto calcio, hai preso. Dag per Amedeo. Rimasto giù Tullio. Le mie spalle. Rimessa. Si sta giocando il 7 contro 7 perché Regina è qui e Tullio è là. Entrambi a terra, clamoroso. Succede di tutto in questo match. Ah, ok. Luis! Mi porti un po' di ghiaccio? Occhio a Cafiero che sta arrivando fin là nell'area piccola, angolo. Falla dietro. Ferrara. In buca Cafiero. E Sarnataro Suizzo. Catalano. Rabona pura. Verso Freddi fuori. Rovina l'assist di Rabona e Catalano se ne va. Itzo. Ma che è? Ma che è stato? Ah, il tallone. Amedeo. Perizzo. Mancino. Palermo. Occhio a Ferrara che ha tanto campo da questo lato tutto solo. Non gliela dà. Preferisce Cafiero. Danese copre, poi mantiene il possesso ma soffia Ferrara in aria, cross, Ciachi postato là, va da Freddi, anzi da Danese, c'è una prateria centrale, se la va a prendere Naviglia, contro Palermo, sistema tutto sul sinistro, finta, scavetto e miracolo di Cafiero che gli leva il gol, è questo che esulta, ma che state facendo? E allora Divo, levati, metti la maglia nera. Danese con deviazione, angolo forse, eh? No? Chi ha deviato? Nessuno. Fondo. Tullio. Naviglia. Serpentina, poi Amedeo. Catalano ancora. Tripletta, possiamo anche chiudere qua il centro sportivo San Rocco, lo Sbordone League, i suoi affiliati. Tripletta di Catalano devastante, triplice fischio al Napoli, conquista il pass per i quarti, sarà di fronte ai City Blinders tra 7 giorni a partire da ora. Ovvio, tu sei un membro loro, o come no? Sei un membro e basta. Intervista? Napoli c'è. Non c'è il Real Arzano questo pomeriggio, ci ha abbandonato al freddo e al gelo, ha abdicato a un evento importantissimo. Cafiero, sei stato arruolato in questa squadra, hai giocato contro i campioni in carica,
Ma parliamo del futuro. Vabbè, parliamo, ti faccio una domanda. Secondo te cosa può essere successo a quei piccoli ragazzi che dovevano venire qua a farsi un turno di ottavo? Secondo te? Ma ci sarà, da giurista ti dico che ci sarà una causa di forza maggiore, quindi... Secondo, come la valuta tu? Cosa avresti fatto in questi casi? Cosa, come ti saresti mosso da organizzatore? Sicuramente avrei avvertito, come abbiamo fatto anche una volta quest'anno. Era una situazione difficile alla fine, però se si prendono gli impegni, la serietà ovviamente vuole che... Potevamo fare, secondo te, gestione della situazione, far rimanere 8 persone in campo? Perché a me non c'era mai successa una cosa del genere. Vediamo, come... Voto allo staff per questo, quello che è successo. Lo staff è sempre lode, nemmeno c'è bisogno. Avresti fatto lo stesso o avresti dato a tavolino il turno? Guarda, non faccio questo lavoro, non sono esperto, dico la verità. Guarda, lascio a te le decisioni. La macchina per l'anno prossimo, per l'Europa League, forse ripescata, vediamo, conference. Lancio una indiscrezione. Ricchi al Napoli. Topic. Ricchi al Napoli. Dico io. Forse. Ragazzi, ci penso io a Ricchi a Napoli. Poi ci lavoriamo. Invece, per quanto riguarda la macchina, io lancio una indiscrezione che però è molto, molto. Ricostituzione, che cosa? FC Parte, ragazzi. Buono. Attenzione. Complimenti a CAF. Noi andiamo al Napoli. Serviva solamente e semplicemente venire sul campo, onorare l'impegno. Onestamente avrei preferito vedervi giocare contro queste nuove leve che tecnicamente erano validissimi, però si sono fatti fuori da soli. Giocherete contro i City Blinders, i quarti di finale, li conoscete? No. Mamma mia, non capisco, perché non conosci? Ovviamente ci impegneremo. Sarà una partita... Sarà una partita comunque difficile, perché è un quarto di finale, sappiamo come vanno... Le fasi finali, è botta secca. Ne sappiamo qualcosa. Ragazzi, sono passate tutte le big, quindi tutta la parte di sinistra del tabellone è passata, tranne una che è Barberia Sconnet Team. Ma così è passato. Sconnet Team sarà la sì. Io sono a sinistra, cioè sono nel primo quarto. Lui stava con noi. No, lui si è lasciato in semifinale. Qui mi hanno passato al Barrio e dovrà sfidare gli S3. Voi siete in quel cammino là, cioè una tra Wimbledon e S3, dopo i City Blinders. Che sono un avversario molto pericoloso. E sono... Se ti acchiappo in finale, faccio 3 gol. Non possiamo. Semifinale. Faccio 3 gol dal mio attaccante. Fa 3 gol a te, ti faccio. Sì, ho 2 partite all'attivo. E allora, complimenti a Napoli, facciamo dedica. Ringraziamento. Vabbè, perché... Scordavo, mi ha fatto parlare. Parliamo un po'. Vabbè, un ringraziamento comunque allo Sbordone, allo staff che comunque ci abbiamo. Te la giro anche a te, la domanda. Secondo te, che cosa avremmo dovuto fare? No, vabbè, ci sta che abbiamo giocato, perché comunque abbiamo preso l'impegno quasi tutti quanti, solo Cittarella e Peppe sono scappati a scopare, cioè abbiamo l'audio proprio, quindi lo leghiamo. Però siamo contenti. Antonio, siamo qua a commentare un ottavo di finale di SCL, di 2-0, mi hanno fatto sudare. Io salgo in cattedra, io ho sudato, loro il gol catalano. Non volevano impegnarsi. Ma che gol? Allora, questa partita non era una farsa, lo è diventata appena mi ha fatto sono scansati tutti. Comunque la dedica a Berska, che la dedica a Berska. Vabbè, agli altri che stanno a scopare. Magari chissà per uno sponsor futuro Berska. Ma posso ci paga in felpe, va bene. Complimenti al Napoli, a Totonno, a Luis Gino Libraro. Non è ancora finita questa giornata perché Scimmialand e a Imre stanno già andando. Infatti c'era. Spera di andare a vedere la giornata.